Le amministrative le vedo come un appuntamento importantissimo per la città, perché i palermitani sono chiamati a decidere chi guiderà Palermo nel prossimo quinquennio, che, come ho detto prima, è il quinquennio che segnerà la svolta, il cambio di passo. Quindi sono un appuntamento molto importante che Fratelli d'Italia sta affrontando con serietà, senza tatticismi, e lo dimostra il fatto che noi oggi non siamo al chiuso di una sede di partito, ma siamo in piazza, siamo per strada ad ascoltare i cittadini, imprenditori e commercianti. Per compattare il centrodestra noi siamo disposti a fare un ragionamento unitario che sia però complessivo. Se il passo indietro deve essere concepito come un veto o come una imposizione, noi ci riserviamo di fare altre scelte. Dopodiché ragioniamo, la presenza del responsabile nazionale dell'organizzazione del partito oggi a Palermo è testimonianza di un impegno in primo luogo per la città, per i palermitani, di tutta la nostra classe dirigente. Noi siamo in campo per il centrodestra, aspettiamo di sapere gli altri che vogliono fare. Palermo è la quinta città d'Italia, è una città importantissima, noi vogliamo voltare pagina dopo un altro decennio di orlandismo e siamo pronti a farlo. Il commercio è un segmento importantissimo dell'economia reale di questa città. Noi abbiamo ascoltato, continueremo a farlo, le legittime istanze di tanti commercianti che si sono sentiti vessati in questi anni da misure assolutamente incomprensibili. Noi abbiamo fatto una proposta e siamo in teoria, secondo tutti i sondaggisti, il primo partito d'Italia. Sicuramente siamo il primo partito del centrodestra. A questo punto gli altri, noi siamo compatti su questa proposta, gli altri sono un po' divisi e con proposte per il momento più deboli e meno chiare, quindi non vedo perché si debba chiedere a noi il passo indietro. Facciamo tutti un passo avanti, proviamo a vincere Palermo e a dare a questa città la possibilità di essere ben governata davvero. Devo capire il concetto per cui se Fratelli Italia prende Palermo non può confermare Musumeci. Non mi sembra che questa regola valga a Milano, dove la Lega ha avuto la candidatura a sindaco a Milano e hanno tutta intenzione di confermare comunque loro, di indicare loro il prossimo presidente della regione. Se si stabilisce che le regole all'interno del centrodestra valgono sempre, tranne quando devono valere per Fratelli Italia, ovviamente ci poniamo una domanda, perché è chiaro che noi abbiamo lo scopo di vincere e governare bene. Se gli altri hanno lo scopo di indebolire Fratelli Italia, è un problema loro, non nostro. Al momento non c'è un nome nostro e non quello di Musumeci. Tra l'altro mi permette di dire che in tutta Italia è sempre valsa la regola della conferma dell'uscente, per cui il centrodestra, se ha ben governato, e Musumeci ha ben governato, se tutti i partiti che lo sostengono sono gli stessi che vogliono ripresentarsi insieme e nel frattempo non sono usciti alla giunta, non sono usciti alla maggioranza e continuano a ben governare insieme con un nome, se lui è disponibile a ricandidarsi non avrebbe senso cambiarlo, perché altrimenti vuol dire che non si è governato bene in questi anni. Siccome noi siamo convinti che insieme abbiamo governato bene e la regione ha fatto dei passi in avanti importanti, adesso rimetterlo in discussione è come rimettere in discussione il lavoro svolto.